che settimana fa è successa una cosa incredibile che non ha precedenti nella storia di questo paese. Voi immaginate, un giudice ha ritenuto che tutti i cittadini di un comune siciliano fossero parte lesa, parte offesa in un procedimento penale. Sapete qual è questo procedimento penale? È un procedimento penale per voto di scambio. E la città era Alcamo. Sapete che chi è accusato di questo fatto ignobile? Lo sapete, si chiama Papania. Secondo la magistratura, l'allora senatore del PD Papania, per fare eleggere il sindaco, secondo la magistratura, avrebbe fatto tre cose, una peggiore dell'altra. La prima, avrebbe pagato 50 euro a voto, 50 euro a voto, voto di scambio. La seconda, ancora più ignobile, avrebbe promesso e fatto ottenere posti di lavoro presso una ditta che si occupa di rifiuti, una delle più grosse ditte d'Italia, che dice lo veniva a consultare ogni volta che doveva prendere delle scelte importanti. Il direttore di questa ditta per il centro-sud andava a incontrare uno che chiamavano il contadino, e secondo le intercettazioni sapete chi era il contadino? Vediamo se lo sapete. Si chiamava Padania. Giusto? Bene, la terza cosa ignobile che ha fatto questo allora senatore del PD è stata una cosa ancora più incredibile. Si sarebbe fatto consegnare le buste della spesa raccolte dai volontari delle associazioni umanitarie per darle ai non abbienti e le avrebbe consegnate alle persone in difficoltà in cambio del voto. Ma voi immaginate, le persone che avevano diritto al cibo derubate due volte, del diritto al mangiare e del diritto al voto. Questi sono. E sapete cosa abbiamo detto oggi a queste persone ad Alcamo? Ve lo diciamo qua adesso, che la battaglia di Alcamo, di tutti i cittadini contro il voto di scambio, è la battaglia del Movimento 5 Stelle, e noi assisteremo legalmente in tribunale tutti quelli che si vorranno costituire in giudizio contro questi. Per il voto di scambio ancora più pericoloso, quello con la mafia, noi abbiamo scritto una bella norma che intimoriva i mafiosi e i politici che colludono con la mafia. Ebbene, sapete che cosa ha fatto il signor Renzi dopo che si è incontrato con Verdini, con Berlusconi, con Alfano? Hanno deciso che la norma che avevamo votato insieme, noi e il PD, l'avevamo scritta e votata insieme noi e il PD al Senato, non andava bene. E sapete che cosa hanno fatto perché non andava bene? Perché la pena era troppo alta. Voi immaginate, alla Camera hanno ridotto la pena del 42% per il voto di scambio, e l'hanno chiamata questa riforma una grande vittoria nella lotta alla mafia, ridurre le pene per questo voto ignobile che colpisce il cuore della democrazia. Si devono vergognare. Da 7 a 4 anni è il minimo, perché così non andranno in galera, potranno prendere al massimo 2 anni lo patteggiamento, non verranno arrestati, non verranno messi fuori, e avevo una gran fretta di farlo approvare questa norma, una grande fretta. Sapete perché avevano fretta? Perché avevano paura, hanno paura, e hanno paura di voi cittadini. Devono avere questa norma prima delle elezioni del 25 maggio per fare gli accordi elettorali con chiunque, compresa la mafia. Per questo gli serviva questa norma. Ovviamente chi hanno candidato alle elezioni europee in Sicilia? Chi hanno candidato? Il professore Fiandaca. Perché dico ovviamente? Lo sapete cosa ha fatto questo professore durante quest'anno? È andato in giro ad attaccare sia il processo Stato Mafia, quello di Matteo, ha scritto anche un libro, pensate, per dire che la trattativa era lecita, era un atto che lo Stato doveva fare per impedire altri stragi, non era un reato, era una cosa buona, gli dovremmo dare un premio. A chi ha tradito? Pasquale Borsellino, mi ha scudato su questa cosa, gli dovremmo dare un premio se non lo pensate. Si devono vergognare, ma loro non si vergognano, lo cambiano.
questo signore è venuto in antimafia, alla commissione antimafia, offendendola. Sapete perché cosa è venuto? È venuto per attaccare il 416 ter, quello che avevamo scritto noi. Perché era una norma sbagliata, secondo voi, perché la pena era troppo alta, sproporzionata, incostituzionale, e perché soprattutto noi avevamo scritto una cosa che non gli andava a genio, proprio non gli calava. Noi siamo siciliani, voi lo sapete, quando un politico si accorda con un mafioso, non prende soldi. E ce l'ha spiegato il procuratore di Catania quando hanno condannato Lombardo. Ce l'abbiamo le intercettazioni ambientali in cui il capo mafia diceva: noi a Lombardo soldi non ne chiediamo, vogliono altro. Voi lo sapete che cosa dice il mafioso di un politico quando ce l'ha in mano? Quello è cosa nostra. Non dice così, è cosa nostra perché è a disposizione. Noi questo l'abbiamo scritto nella norma: chi si mette a disposizione della mafia va punito. E si andata! L'andata è venuto in commissione di mafia a dire che quella norma così era sbagliata, era troppo magra. Lo sappiamo noi a siciliani che cosa vuol dire mettersi a disposizione dei mafiosi. Ebbene, non è più Guido Candida. Ovviamente è un premio per le battaglie di questo signore, è un riconoscimento. È un riconoscimento, questo signore voleva venire in antimafia, gliel'abbiamo impedito noi, a fare lui il processo di Palermo. Voleva andare là, avere quella tribuna e spiegare che il processo di Palermo è sbagliato, che Di Matteo sta rischiando la pelle per una cosa sbagliata. Questa è secondo la sua idea, ma vi rendete conto? Oggi ve l'ha spiegato Salvatore Borsellino che cosa siamo inventati per fare fuori Di Matteo. Una circolare indegna. Indegna, che richiama una norma indegna, che dice che dopo 8 anni i magistrati devono andare via, perché in questo paese, sapete, chi ha esperienza è un problema, non è una risorsa, è un problema chi ha esperienza, anche nella lotta alla mafia, soprattutto nella lotta alla mafia. Dopo 8 anni via, lo volevano dire prima, Falcone, a Borsellino, dopo 8 anni via, quest'ora erano vivi, invece di spendere la loro vita a combattere la mafia, per più di 8 anni, per un'intera vita, fino a dove hanno chiuso la morte. Ci devono vergognare per questo. Mario, deve venire a Beppe. Ma voi vi state terrorizzando. Questa gente non dorme la notte, pensa al 25 maggio, pensa a quando voi con la vostra mano segnerete un simbolo nella scheda, un simbolo che abbatte stelle, fuori la mafia dello Stato! Fuori la mafia dello Stato! Ciao a tutti!